Buongiorno amici, ciao, benvenuti nella splendida cornice del mio lab. Allora, oggi vorrei parlarvi di un argomento molto interessante e molto importante che riguarda sia le persone che come me creano oggetti con le mani e desiderino venderli, magari non avendo la partita IVA. Io ho la partita IVA, però ci sono molte persone che fanno cose bellissime e vorrebbero provare la strada della vendita. Sia chi ha oggetti non fatti a mano, realizzati a mano da loro stessi, ma che siano particolari, possano essere adatti alla vendita come piccoli oggetti d'arredamento, vintage, persino antiquariato. Allora, il conto vendita. Il conto vendita è un tipo di contratto che viene stipulato tra una persona che può essere anche un privato e un negozio, un negoziante, anzi per la precisione, un commerciante che possa vendere gli oggetti che gli vengono consegnati tramite regolare contratto. Questo contratto, il conto vendita, stabilisce di che cosa si tratta, di che oggetti si tratta, in quale quantità. Certamente le caratteristiche dell'oggetto, a quanto vogliamo vendere noi, parliamo dal punto di vista di chi desidera vendere, a quanto vogliamo vendere i nostri oggetti. Naturalmente ci saranno le nostre generalità, quelle del commerciante, ci saranno, c'è la data e un tempo massimo per vendere, che normalmente è quello di un anno. Poi si potrà anche rinnovare questo contratto. Comunque il tempo massimo e che va comunque stabilito a contratto è un anno, anche molto di meno naturalmente. Allora, certamente ci sono dei vantaggi che io vedo soprattutto, devo dire, dalla parte del commerciante. Ora, qualcuno non sarà d'accordo con me, lo so già, so già, so già, anche perché ho molte amiche che vendono in questo modo e che hanno successo, sono contente di questa formula, che permette loro di arrotondare anche abbastanza bene lo stipendio o comunque di portare a casa dei soldi. So che quando si stabilisce un rapporto di fiducia, un rapporto lavorativo serio tra chi vende e l'affiliato e l'affiliante, si chiamano in questa maniera, ma comunque chi vende ed il negoziante, il commerciante, davvero può essere qualcosa che può andare avanti nel tempo con grande soddisfazione per entrambi. Il commerciante non rischia di avere della merce invenduta in magazzino perché non l'acquista. Quindi devo dire tutto vantaggio, se riesce a venderla, se la vende tanto bene, tanto meglio, perché una percentuale del venduto va naturalmente a lui, mentre il resto va nelle tasche della persona che offre questo materiale per la vendita. Quindi davvero zero rischi per il commerciante, zero rischi, qualche rischio in più per chi lascia gli oggetti in conto vendita. Ed è soprattutto di questo che io vorrei parlarvi per esperienza personale e perché voi sappiate a che cosa si potrebbe andare incontro. Quindi è meglio sapere esattamente quali possano essere anche i lati meno positivi per poi, sì, certamente affrontare il conto vendita con più serenità e con più positività. Allora, innanzitutto attenzione, il commerciante è tenuto a restituire quello che riceve. Quindi il contratto prevede sempre e comunque che la merce non venduta venga restituita. Quindi tenete presente che dopo un anno voi riceverete indietro ciò che non è stato venduto, se non è stato venduto. Innanzitutto qui voi già percepite, capite quale sia il primo possibile rischio, cioè quello di ricevere indietro una merce che è invecchiata nel tempo e potrebbe anche non essere stata stoccata bene, protetta da, che ne so io, dall'ossidazione, parlo dei gioielli perché noi facciamo quelli, ma potrebbe essere qualsiasi altra cosa, potrebbe essersi rotta nel frattempo, insomma, qualsiasi cosa.
sappiate che chi riceve la vostra merce è tenuto a conservarla adeguatamente e se questa merce si rovina deve risarcirvi. Sappiate che così è importante, perché insomma cedere per alcuni mesi dei lavori chiaramente espone anche a dei rischi, ma voi avete eventualmente la possibilità di ricevere indietro sotto forma di risarcimento quanto avete lasciato, ok? Questa è la prima cosa, sappiatelo. C'è una cosa anche importante che vorrei sottolineare: ciò che voi date al negozio per la vendita lo sottraete di fatto alla vostra possibilità di venderlo, di trovare altri canali, ve ne private, anche questo è importante. Quindi per un certo periodo di tempo avete la merce ferma. Può darsi che non vi interessi, può darsi che questa cosa non incida sul vostro lavoro, magari siete degli hobbisti, per voi non è una cosa importante, però è da tenere presente. Quindi c'è della merce ferma in un luogo che può essere venduta, ma può essere anche non venduta, quindi la ricevete tempo dopo, può anche essere che voi non la riconosciate più, diciate vabbè questa è roba di un anno fa, io oggi potrei non sapere come piazzarla, la devo pulire, la devo sistemare, la devo magari riciclare, insomma c'è anche questo aspetto che secondo me si può tenere presente, va tenuto presente, anzi. Poi un'altra cosa, a me è capitato spesso di trovare i commercianti, questo è un terzo punto che vorrei teneste particolarmente presente. Può capitare che il commerciante non sia particolarmente ferrato nella materia, in quello che voi proponete, nelle tecniche che utilizzate, nei materiali che utilizzate, negli oggetti che proponete. Non è detto che sia ferrato. A me personalmente è capitato di recarmi da un paio di commercianti sapendo in quel momento che avevano appena rilevato quell'attività. In particolare una volta sono andata di persona in un negozio storico di Milano credendo di trovare la vecchia guardia, la persona che l'aveva portato avanti e che quindi aveva certamente una grande esperienza non solo di vendita ma anche di conoscenza dei gioielli per 40 anni e invece ho trovato una persona molto volenterosa, molto brava per carità, ma senza nessuna esperienza nemmeno di vendita e che non conosceva il settore, una persona che aveva rilevato il negozio da 2 mesi. E questo mi ha un po' preoccupato e poi questa preoccupazione si è rivelata fondata, devo dire, nel tempo. Ma può capitare anche questo. È importante una cosa, non lasciate che l'esito della vendita in conto vendita possa minare la vostra autostima. Cosa voglio dire? È capitato non soltanto a me, per quello che lo dico, di avere a che fare con persone con una professionalità quantomeno criticabile che non riuscendo a vendere, non potendo vendere, perché insomma non va bene, questo è nel contratto e te l'aspetti anche che è possibile che non si venda tutto quanto, però nell'impossibilità di vendere cerchi di scaricare la colpa a voi, come dire sì però l'oggetto non andava bene. Allora se capita, non capita sempre, io ho avuto modo di avere a che fare anche con persone professionali e onestissime, ma se capita, ripeto, non permettete che questo mini la vostra autostima. È una cosa molto importante. Questa astuzia psicologica viene spesso usata per coprire una mancanza in realtà, o semplicemente il fatto che non si è riuscito a vendere. I tempi sono quello che sono, non siamo in tempi di vacche grasse, quindi non è detto che si venda e va bene, ci sta. Trovare come pretesto, come giustificazione di una mancata vendita, il fatto che i vostri oggetti non vanno bene, secondo me è disonesto. Quindi se succede questo, prendete cappello, mantello e bastone e tagliate la corda, perché non è un rapporto di lavoro
che meriti di essere portato avanti, secondo me. Ok? Allora, a me personalmente è capitato che mi sia stato detto, però questi oggetti erano troppo cari. Erano troppo cari, si poteva dire all'inizio. La persona in questione aveva anche ricaricato gli oggetti che io avevo portato del 50%. È troppo. In un conto vendita un ricarico del 10-12%, massimo 15%, va più che bene, anche perché, ripeto, per il commerciante non esiste un rischio economico su questi oggetti. Quando ho saputo che la persona con cui avevo a che fare in quel momento aveva ricaricato del 50%, ho detto, ma oddio, allora in caso di acquisto dei beni, di quanto è il ricarico? No, è un'assurdità, è veramente troppo. Quindi attenzione, attenzione, i pretesti sono tanti, ma voi non cadete, non cadiate in questa situazione. Mi viene in mente una mia amica che si era sentita dire, pensate, si era sentita dire che i suoi oggetti non erano abbastanza aggressivi, aggressive. Lei è bravissima, fa cose minuziose, molto lavorate, molto eleganti, non andavano bene per quel negozio. E si è sentita dire che doveva fare delle patacche praticamente, perché queste avrebbero giustificato il prezzo, che peraltro non era neanche alto. A margine vi posso dire che questo negozio ha chiuso dopo breve tempo, vabbè, ok. Queste cose, se vi vengono dette, devono entrare di qui, devono uscire da questa parte, voi non ci fate caso. Naturalmente è importante portare degli oggetti giusti per quel negozio, per quel target, per quella clientela. È molto importante, non si può consegnare qualsiasi cosa in un qualsiasi negozio, cioè devi anche capire di che cosa ha bisogno quel negozio e che cosa potrebbe andare. Questo lavoro lo dobbiamo fare anche noi, è importante, su questo non ci piove. Vi faccio un esempio: molte persone lasciano piccoli oggetti, io parlo sempre di bigiotteria, potrebbe essere anche altro, ma comunque ai parrucchieri, nei negozi di parrucchiere. È una buona idea, sicuramente sì, però bisogna tenere presente che chi va dal parrucchiere già sa di dover spendere una certa cifra, va per spendere, perché deve fare la tinta, tagliare i capelli, fare la piega, fare le mesh, fare non so che altro, quindi sa già di avere un certo budget da dover spendere. Può darsi che non sia disposto ad aggiungere a questo budget altre, che ne so, 50-100 euro, a meno che non si tratti di un parrucchiere di un certo livello, con una certa clientela, inserito per esempio in un centro storico dove arrivano le signore, quelle che sono disposte a spendere di più, che cercano anche l'oggettino regalo. Allora, vedete, bisogna veramente valutare. Mentre i parrucchieri normali, quelli per esempio di paese dove abito io, che hanno un bel giro, ma un giro di persone normali che vivono con uno stipendio normale, non riescono facilmente a piazzare oggetti costosi. Quindi voi, sapendolo in anticipo, gli proporrete possibilmente cose con un costo calmierato e che non richiedano, per il vostro bene personale questo, una grande quantità di lavoro, perché altrimenti c'è uno scompenso che non vi permette di guadagnare a sufficienza. Tutte queste cose, insomma, vanno sapute, preparate, conosciute in anticipo. Un ultimo punto che vorrei farvi notare è che il commerciante ha come interesse principale, di solito, di vendere ciò per cui ha speso, quello che ha acquistato durante le fiere, dai rivenditori, eccetera, eccetera. In secondo luogo ci siete voi, quindi non è facile avere la vetrina del commerciante. Poi ci sono i negozi, quelli che vendono esclusivamente prodotti in conto vendita. Ecco, questo però è un altro discorso che non vorrei affrontare perché meriterebbe veramente un capitolo a parte. Ma normalmente voi siete in seconda posizione, cioè prima il commerciante deve rientrare di ciò che ha venduto, per cui ha speso, e poi può vendere anche il resto, diventa qualcosa in più. Per qualcuno avere oggetti in conto vendita può essere addirittura semplicemente un modo per riempire un po' gli scaffali.
Io ho visto, mi è capitato di consegnare degli oggetti curati anche nell'esposizione perché avevo preparato un espositore apposito, avevo fatto una linea di oggetti che avevano un filo conduttore unitario. Mi è capitato di vedere scorporare queste cose davanti ai miei occhi, mettere un paio di orecchini qui, una collana là, una cosa di qui, restituirmi il lavoro che avevo fatto in più, cioè l'espositore, e dirmi così va bene. Io mi sono permessa, il negozio non è tuo, non è mio, quindi non puoi decidere. Mi sono permessa di fare notare che dove erano stati messi i miei oggetti non c'era visibilità, in particolare sotto queste terrificanti teche di vetro, spesso riempite fino all'inverosimile di oggetti. Per cui le cose belle, anche belle, non dico che siano necessariamente le mie, ma anche di chiunque altro, si perdono completamente. Devi stare lì proprio a guardare, a cercare, non è il modo di esporre. Quindi magari ciò che vale per il negozio viene messo, esposto con un certo criterio, con un certo gusto, nei luoghi, nei punti principali del negozio, quelli strategici. Tutto il resto rischia di finire su qualche scaffale, all'interno appunto di queste vetrine, dove ci sono mille altre cose. Insomma, questa disposizione potrebbe anche deluderti. Potrebbe deluderti. A me non è stato mai permesso di scegliere dove mettere gli oggetti, ovviamente. Quando sono andata a ritirare, mi è capitato varie volte, quando sono andata a ritirare le cose non vendute, erano lì, piazzate in qualche modo, e davvero questo dispiace, anche perché per te sono pezzecore, quindi insomma dispiace moltissimo. Se poi anche roba che si è un po' rovinata, ha preso la polvere, e trovi l'argento, una volta mi hanno restituito delle cosine, erano delle cose molto semplici, di braccialetti in caucciù con dei terminali in argento, cioè con la chiusura in argento. Questo argento era diventato rosso perché era stato accanto ad altri oggetti che insomma non andavano bene, veramente terribile. Questa esperienza è stata abbastanza tragica perché poi non riuscivo a toglierlo, a pulirlo questo rosso dai braccialetti, ho dovuto smontarli, va bene. Tra l'altro mi era stato fatto notare dalla persona che aveva preso in carico i miei oggetti che secondo lei caucciù e argento non stavano bene insieme. Vabbè, prendo atto, l'argento si può abbinare con qualsiasi, anche con i sassi, cioè è tutta questione di gusto, di abilità, di capacità, va bene, conoscenze zero. Quindi capite anche questa cosa, non potete scegliere normalmente. Io posso ammettere che ci siano anche delle eccezioni, sicuramente, però vi sto parlando dei lati, quelli negativi. Quindi sappiate tutte queste cose, anche la possibilità, l'impossibilità, scusate, di poter scegliere dove posizionare i vostri oggetti. Detto questo, ribadisco, tentare, provare la strada del contovendita può essere comunque utile, può essere comunque una scuola di vita. Qualcuno troverà la persona giusta con cui avere un contatto di tipo professionale. Certamente potrà anche, guadagnare, però fate molta attenzione. Detto questo, io mi sento di lasciarvi per questa volta. Parleremo altre volte di quello che riguarda la vendita e anche il marketing relativo ai prodotti fatti a mano. Spero che vogliate seguirmi, spero che questo video vi sia stato utile. Avete suggerimenti, avete idee, avete esperienze personali da esporre? Vi prego, scrivetele pure sotto a questo video e io sarò curiosissima di leggere la vostra esperienza o la vostra opinione personale. Vi saluto, vi rimando al prossimo video. Ciao!